La storia che voglio raccontarvi parla di un uomo di forti idee politiche che ha lottato per i diritti degli operai, incitando la popolazione a scioperare per difendere i valori di una vita più dignitosa. In un periodo in cui i contadini dovevano far fronte a numerose difficoltà per tirare avanti la misera vita. Quest'uomo è Carbonaro Salvatore, che nasce il 27 dicembre del 1922 da Carbonaro Giuseppe e Iuculano Calogera, in una famiglia di contadini. Siamo a Cattolica Eraclea, un paese della provincia di Agrigento, in un periodo quando il settore primario, a causa del primo conflitto mondiale, precipitò in una crisi profonda e si soffriva la fame. Salvatore, tra gli stenti della povertà, è riuscito a frequentare la scuola fino alla quinta elementare, che equivale ad un diploma dei nostri giorni. Dopo aver terminato gli studi, si è messo a lavorare in campagna, come la stragrande maggioranza della popolazione di allora. Si lavorava molto, dall'alba al tramonto, e si guadagnava poco. Si lavorava per una guastella di pane per sfamare i figli. All'età di 17 anni muore sua madre e per Salvatore è un duro colpo. Vive con sua sorella fino al giorno che si è sposata, dopodiché andò a vivere con suo fratello Antonino. Raggiunta la maggiore età, che allora era 21 anni, vista la preparazione e la cultura, iniziò ad andare alla Camera del Lavoro, che allora si trovava in via Professor Leonardi, ed incominciò ad impegnarsi per la lotta contro lo sfruttamento degli operai e per diminuire le ore lavorative. Successivamente passò all'ufficio di collocamento come sindacalista e da qui ebbe inizio la sua carriera politica. Nel 1947 conosce una giovane popolana della Via Oreto tramite messaggeria portata da un certo Gelo Filippo, vicino di casa della giovane donna. Questa ragazza è Buongiorno Concetta, figlia di Giuseppe Buongiorno e Fiorenna Giuseppa, una famiglia numerosa. Nel mese di settembre dello stesso anno, Salvatore partecipò attivamente in prima linea per l'occupazione delle terre. Thank you.